Siamo qui con Emiliano Corapi, regista di Sulla strada di casa, secondo lungometraggio in concorso all'undicesima edizione del Festival del Cinema Indipendente di Foggia. Quest'anno abbiamo in concorso 10 opere prime. La prima domanda che volevo farti, Emiliano, è proprio questa: la difficoltà di arrivare ad un'opera prima. Beh, arrivare un'opera prima in Italia è difficilissimo, in quanto mancano un po' tutti quei supporti che ci sono negli altri paesi per realizzare il primo film. Diciamo, questo non è il primo lungometraggio che ho cercato di realizzare, ce ne sono stati altri che non sono riuscito a fare, e abbiamo presentato, diciamo, il progetto in tutte le sedi che normalmente sono deputate per finanziare i film d'esordio. Nonostante il film fosse sempre stato molto apprezzato, in realtà non è stato mai finanziato. Grazie. Quindi abbiamo, alla fine, i produttori, diciamo, quando ormai il progetto, diciamo, era stato messo su e si rischiava ormai di perdere i pezzi, hanno deciso, con un piccolo budget, diciamo, mettendosi insieme, cercando diciamo, di mettere insieme le energie, sono riusciti a realizzarlo. Nonostante questo piccolo budget, hai un cast di tutta eccellenza. Come sei riuscito ad avere tanti volti, tanti nomi noti con un piccolo budget? Sono stato fortunato perché comunque io ho proposto il film agli attori e loro diciamo, ci siamo incontrati e hanno sposato il progetto, quindi è un privilegio avere gli attori bravi subito, diciamo, di questo tipo al primo film. Hai detto che la storia del tuo protagonista Alberto ruota intorno diciamo, alla voglia di mantenere il proprio bagaglio di valori, la voglia di mantenere la propria dignità. Alberto si trova davanti a, diciamo, ad una scelta difficile. In questo caso, come hai proceduto con la sua storia? Allora, diciamo che il film ruota attorno al tema, diciamo, un po' dell'integrità, ossia il bisogno di rimanere integri. La storia è appunto la storia di una persona che in difficoltà economica poi decide di intraprendere una strada che è quella dell'illegalità, e quindi in questo senso il film, diciamo, affronta questa tematica. Mi dicevi di Vinicio, come è stato lavorare con lui? Diciamo, Vinicio è un attore, no? Estremamente pignolo, che ci siamo preparati molto, come con tutti gli altri attori, peraltro, sono Uno stati molto generosi. straordinario Daniele Liotti anche nel film. Ma sono tutti bravi, Daniele è strepitoso, e abbiamo fatto, soprattutto con Daniele, una preparazione molto lunga, perché lui in quel momento sono stati tutti disponibili, lui in quel momento aveva più tempo, gli altri erano un po' più incastrati su altri film, però, diciamo, abbiamo provato tanto, poi sul set sono stati tutti bravi, altezza, bravissimi. D'accordo, allora noi nel ringraziarti per essere stato qui, ricordiamo anche i nostri amici che nel cast è presente anche Donatella Finocchiaro, che sarà nostra gradita ospite mercoledì 7 dicembre al quartiere Feristico nell'ambito della Festa del Cinema. Grazie a voi, grazie Emiliano.